Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio di Abramo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Sorelle e fratelli, ogni Eucaristia è un salire al monte di Dio per ascoltare le sue divine parole. All'inizio di questa liturgia eucaristica, nella Domenica di Abramo, al Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, con la stessa fede di San Mosè ripetiamo le sue parole. Se abbiamo trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, siamo un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre di misericordia, che disponi il cuore di chi hai rigenerato nel battesimo a rivivere gli eventi pasquali e ad attingerne l'efficacia profonda, donaci di custodire con fedeltà la tua grazia e di recuperarla umilmente nella preghiera e nella penitenza. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Leggi in nome del Signore. Lettura del libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: taglia due tavole di pietra come le prime. Io scriverò su queste tavole le parole che erano sulle tavole di prima, che hai spezzato. Tieniti pronto per domani mattina. Domani mattina salirai sul monte Sinai e rimarrai lassù per me in cima al monte. Nessuno salga con te e non si veda nessuno su tutto il monte. Neppure greggi o armenti vengano a pascolare davanti a questo monte. Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime. Si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore parlò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Il Signore disse: ecco, io stabilisco un'alleanza. In presenza di tutto il tuo popolo io farò meraviglie, quali non furono mai compiute in nessuna terra e in nessuna nazione. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera del Signore, perché terribile è quanto io sto per fare con te.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Abbiamo peccato con i nostri padri, delitti e malvagità abbiamo commesso. I nostri padri in Egitto non compresero le tue meraviglie, non si ricordarono della grandezza del tuo amore. Molte volte li avevi liberati, eppure si ostinarono nei loro progetti. Ma egli vide la loro angustia quando udì il loro grido. Si ricordò della sua alleanza con loro e si mosse a compassione per il suo grande amore. Li affidò alla misericordia di quelli che li avevano deportati. Lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, come Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato come giustizia, riconoscete dunque che i figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: «In te saranno benedette tutte le nazioni». Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo, che credette. Quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: «Maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica». E che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà. Ma la legge non si basa sulla fede. Al contrario, dice: chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani, e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa nello Spirito. È parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, il Signore Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto:
Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire, diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: il Padre nostro è Abramo. Disse loro Gesù: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro. Gli risposero allora: noi non siamo nati da prostituzione. Abbiamo un solo Padre, Dio. Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin dal principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio, ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. Gli risposero i giudei: non abbiamo forse ragione di dire che tu sei un samaritano e un indemoniato? Rispose Gesù: io non sono indemoniato. Io onoro il Padre mio, ma voi non onorate me. Io non cerco la mia gloria. Vi è chi la cerca e giudica. E in verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti. E tu dici, se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Rispose Gesù: se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui,
Ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Il Vangelo della terza domenica di Quaresima ambrosiana, detta di Abramo, ci propone ogni anno da secoli questa pericope stupenda di San Giovanni Apostolo ed Evangelista, in cui Gesù discute con quelli che potremmo chiamare i primi cristiani. San Giovanni scrive: quei giudei che gli avevano creduto in Gesù Cristo. È quindi una pagina che si rivolge innanzitutto ai cristiani, soprattutto a quelli che pensano di essere a posto perché battezzati, perché vanno in chiesa tutte le domeniche. Ci sono cristiani che, come i giudei dicono, il Padre nostro è Abramo e abbiamo un solo Padre, Dio, ma non si comportano secondo la fede di Sant'Abramo, non si comportano da figli di Dio, anzi, come dice Gesù, la mia parola non trova accoglienza in voi. Voi cercate di uccidermi, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Cioè, cercate di far morire il Vangelo, non lo fate vivere nella vostra vita, nella vostra esistenza, nelle vostre parole, nei vostri gesti. Il Vangelo della Domenica di Abramo è un richiamo forte a noi cristiani che ogni domenica celebriamo l'Eucaristia. Richiamo che diventa invito affinché il cammino quaresimale ci porti ad essere testimoni della verità, ad essere testimoni veri, testimoni in verità, perché, come dice Gesù, la verità vi farà liberi. E la verità, che è Gesù Cristo, ci dona la libertà, quella libertà che non fa calcoli, quella libertà che agisce senza secondi fini, senza pregiudizi, senza preconcetti. Parafrasando San Paolo Apostolo, potremmo dire: quella verità che tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Questa verità diventa libertà che si fa amore e servizio, come ha vissuto Gesù, uomo davvero libero. E allora penso che il primo impegno che possiamo prendere noi cristiani, in questi giorni in cui nessuno ci vede, perché, come dice l'hashtag "io sto a casa", è quello di far diventare questo tempo occasione di riflessione e di conversione, perché passato questo periodo possiamo uscire per fare il bene, testimoniare il Vangelo dappertutto e con tutti. Ma anche oggi, senza aspettare che finisca questa quarantena per il coronavirus, con i nostri cari, con chi abita sul nostro stesso pianerottolo, rispettando tutte le norme sanitarie, possiamo iniziare a testimoniare il Vangelo, a far vedere che la nostra fede, come la fede di Sant'Abramo, è una fede che ci muove a giustizia, cioè che ci chiede di fare la cosa giusta, di aiutare chi ha bisogno, di ascoltare chi è solo. Ci muove a fare il primo passo, ad andare incontro a gente che magari ci ha fatto un torto. Ancora, possiamo dare testimonianza della nostra fede andando in chiesa, che sono sempre aperte, anche solo per una fuggevole visita, pregare e, se vogliamo, accendere una candela. Possiamo unirci ai numerosi gesti che vengono proposti in questi giorni, ma facendoli con fede, come accendere un lumino tutte le sere alla finestra, ma accompagnare questo gesto con la preghiera o un canto cristiano.
Possiamo certo uscire sui balconi e cantare il nostro splendido inno nazionale. Ma ricordiamoci che nella terza strofa Mameli ha scritto: «Uniamoci, amiamoci, l'unione e l'amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Uniti per Dio, chi vincerci può?» Forse questo coronavirus è l'occasione per imparare anche queste strofe di Goffredo Mameli e per cantarle a squarciagola, affidando la nostra patria, la nostra amata Italia, a Dio. Usciamo anche sui balconi e preghiamo il Santo Rosario insieme, come una volta si faceva nelle corti, per chiedere al Signore, per intercessione della Vergine Maria e di tutti i santi, che ci doni la forza di superare questa prova e vincere ogni male. Gesù ci dice che l'opera del diavolo è quella di essere omicida fin da principio e non stare saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. Sorelle e fratelli, che attraverso Televallassina siete in ascolto di questa Eucaristia, non facciamo che questo coronavirus ci renda falsi ed assassini, cioè uomini e donne che tolgono la possibilità agli altri di vivere, magari con gesti egoistici, dettati dalla paura del contagio, con parole che feriscono ed uccidono, con menzogne e maldicenze. Un altro hashtag di questi giorni dice: distanti ma uniti. Con la mascherina e mantenendo le distanze possiamo sempre aiutare l'altro, possiamo sempre metterci al servizio degli altri, come hanno fatto diversi giovani in questi giorni, prestando il loro soccorso gratuito agli anziani. Noi siamo certi, come dice il libro dell'Esodo, un popolo di dura cervice, ma alla presenza di tutto il popolo di Dio, egli farà meraviglie, quali non furono mai compiute in nessuna terra e nessuna nazione. Tutto il popolo vedrà l'opera del Signore. Amici e amiche di Televallassina, sorelle e fratelli carissimi, eleviamo anche noi la preghiera del salmista in questo momento di trepidazione e di smarrimento per la Lombardia, l'Italia e il mondo intero a causa di questa epidemia. Con umiltà anche noi diciamo: abbiamo peccato con i nostri padri, delitti e malvagità abbiamo commesso, non abbiamo compreso le meraviglie del Signore, non ci siamo ricordati della grandezza del suo amore. Molte volte ci ha liberati, eppure ci ostiniamo nei nostri progetti. Ma Dio vede la nostra angustia, ode il nostro grido, si ricorda della sua alleanza con noi e si muove a compassione per il suo grande amore. Sorelle e fratelli, Dio nella sua misericordia ci salverà anche da questo momento di prova e usciremo più uniti, più fratelli. Saremo davvero, come pregheremo tra poco nello splendido prefazio ambrosiano, la moltitudine di popoli preannunziati al santo patriarca Abramo come la sua discendenza che si raccoglie, noi oggi diciamo, da ogni regione d'Italia, per far sentire solidarietà, per dare un segno di speranza cantando sui balconi l'inno di Mameli, oppure per portare le pizze gratis a coloro che instancabilmente ed ininterrottamente
lavorano al pronto soccorso e negli ospedali. Gesti grandi e piccoli che dicono che ogni uomo, ogni donna, anche tu, sei figlio di Dio e puoi fare grandi cose se ti affidi all'amore e non ti fai vincere dalla paura e dall'egoismo. Cari telespettatori di Televallassina, che seguite questa Eucaristia, affidiamo il nostro cammino a Sant'Abramo, nostro padre nella fede, perché ci ottenga una fede forte come la sua. E affidiamoci anche a un altro padre, San Giuseppe, che celebreremo giovedì 19 marzo 2020. A San Giuseppe, che ha custodito il Redentore, ha protetto la Madre di Dio ed ora intercede per tutta la Chiesa Cattolica, affidiamo l'Italia e il mondo, dicendo: San Giuseppe, come un giorno salvasti la minacciata vita del bambino Gesù, così ora salva ognuno di noi da questa epidemia di coronavirus ed ottienici dalla Santissima Trinità di poter ritornare alle nostre vite quotidiane, non schiavi del peccato e del male, ma liberi di amare, di abbracciarci, per costruire finalmente la civiltà dell'amore e della pace che il tuo divin Figlio ha fondato nel suo sangue prezioso, sparso per ogni uomo sulla Santa Croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Con la stessa fede di Sant'Abramo eleviamo al Signore Gesù, Dio vivo e vero, le nostre invocazioni cantando: perché i cristiani testimonino sempre, in parole ed opere, la verità del Vangelo che dona la vera libertà. Cantiamo. Perché questo tempo di smarrimento e paura aiuti il popolo italiano a trovare la fede nel Dio uno e trino, cantiamo. Perché il Signore ci liberi dall'epidemia di coronavirus, sostenga gli operatori sanitari e quanti ricercano una cura e sia vicino a tutti i malati, cantiamo. Kyrie, Kyrie, eleison.
perché il crocifisso risorto, che ha sconfitto il diavolo, doni agli uomini la forza di vincere le menzogne e i desideri di morte. Cantiamo. Perché lo Spirito Santo doni una fede forte a quanti ogni giorno pregano attraverso l'orazione che Tele Vallassina trasmette. Cantiamo. Perché Gesù, medico delle anime e dei corpi, sia vicino a quanti soffrono per questo isolamento e ai familiari che in questi giorni vivono un lutto e non possono ricevere la vicinanza dei fratelli, cantiamo. Perché il Padre accolga nella terra promessa del cielo quanti sono morti a causa del coronavirus e i defunti di ogni popolo, lingua e nazione, cantiamo. Custodisci, o Padre, la tua famiglia con inesauribile amore. E poiché si appoggia soltanto sulla speranza del tuo aiuto, donale di camminare sempre con gioiosa certezza verso la patria eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Un altro hashtag di questi particolari giorni dice: torneremo ad abbracciarci. In questo momento vorrei che l'abbraccio di pace raggiungesse quanti sono soli, hanno paura per questo momento e per l'incertezza del futuro. Vorrei che la pace del Signore raggiungesse medici, infermieri, operatori sanitari, farmacisti, quanti lavorano nei negozi di alimentari, quanti con il trasporto continuano a garantire viaggi a chi deve lavorare e cibo per rifornire i negozi. Abbracciamo i carabinieri, la polizia, i vigili del fuoco, i militari e quanti garantiscono il rispetto della legge in questo momento particolare. Desidero abbracciare i negozianti, gli operatori ecologici e quanti continuano a garantire i servizi quotidiani. Un abbraccio forte ai negozianti che hanno scelto di chiudere per collaborare a fermare il contagio e un abbraccio ancora più forte a quanti sono in pianto e in lutto perché un loro caro è in terapia intensiva oppure è morto a causa del coronavirus. Davvero, a tutti e a ciascuno, nessuno escluso, desidero donare quella pace che Gesù ci ha acquistato morendo sulla Santa Croce. La pace del Signore sia con te. La pace del Signore sia con te. In questo sacro tempo di Quaresima
Siamo invitati a riscoprire la nostra fede come i santi apostoli ce l'hanno trasmessa. Per questo, con tutta la Chiesa, diciamo: io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ti offriamo con gioia, o Padre, questi doni, coi quali Tu ci conforti nel tempo e ci insegni a sperare nelle Tue promesse eterne. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu, nei secoli antichi, benedicendo la futura stirpe di Abramo, rivelasti la venuta tra noi di Cristo, tuo Figlio. La moltitudine di popoli, preannunziati al Patriarca come sua discendenza, è veramente la tua Chiesa, che si raccoglie da ogni tribù, lingua e nazione. In essa contempliamo felici quanto ai nostri padri avevi promesso. Nella gioia di questa profezia finalmente compiuta, eleviamo con tutte le schiere celesti l'inno della tua gloria. Noi ti benediciamo, Padre onnipotente, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, tuo Figlio, venuto nel tuo santo nome. Egli è la mano che tendi a noi peccatori, la parola che ci salva, la via che ci guida alla pace. Tutti ci siamo allontanati da te, ma tu stesso, Dio nostro Padre, ti sei fatto vicino ad ogni uomo. Con il sacrificio del tuo Cristo, consegnato alla morte per noi, ci riconduce al tuo amore, perché anche noi ci doniamo ai nostri fratelli. Per questo mistero di riconciliazione, ti preghiamo di santificare con l'effusione dello Spirito Santo questi doni che la Chiesa ti offre, obbedienti al comando del tuo Figlio. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue sante mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò,
lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, in quell'ultima sera, egli prese il calice e, magnificando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, noi ti offriamo, Padre, il sacrificio di riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Accetta anche noi, Padre Santo, insieme con l'offerta del tuo Cristo e nella partecipazione a questo convito eucaristico, donaci il tuo Spirito Santo, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia e la Chiesa risplenda in mezzo agli uomini come segno di unità e strumento della tua pace. Lo Spirito Santo, che è vincolo di carità, ci custodisca in comunione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario Enrico, il Collegio Episcopale, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo cristiano. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocato intorno alla tua mensa, raccogli in unità perfetta gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Sebastiano, San Rocco, Sant'Ambrogio, San Carlo Borromeo e tutti i santi, nel convito della Gerusalemme nuova, per godere in eterno la pienezza della pace. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Anche noi abbiamo un solo Padre, Dio,
e a Lui, come il Figlio ci ha insegnato, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. San Giovanni Bosco ha scritto: «Se non potete comunicarvi sacramentalmente, fate almeno la comunione spirituale, che consiste in un ardente desiderio di ricevere Gesù nel vostro cuore. In questo momento chiediamo a tutti voi, cari telespettatori cristiani, di prepararvi per la comunione spirituale. La divina grazia possa entrare in ciascuno di noi, come quando ci nutriamo del pane vivo disceso dal cielo. Uniti nella comunione dei santi, diciamo: Signore Gesù,
io credo che sei realmente presente nell'ostia santissima. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti fisicamente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio dei defunti del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Preghiamo. I sacramenti della nuova alleanza cui abbiamo partecipato ci donino, Padre, di esprimere in una vita giusta l'immagine di Gesù Cristo, perché nella gloria della risurrezione ci conformiamo un giorno pienamente a Lui, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Domenica scorsa dicevo che di solito nelle parrocchie in questo momento si danno gli avvisi. Oggi ho un avviso anch'io. In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana promuove un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a recitare in casa il Santo Rosario, simbolicamente uniti alla stessa ora. Alle ore 21 di giovedì 19 marzo 2020, solennità di San Giuseppe, custode della Santa Famiglia e patrono della Chiesa Cattolica. Alle finestre delle case si propone di esporre un drappo bianco o una candela accesa. Questo è l'invito che fanno i vescovi italiani a tutti gli italiani, agli italiani cristiani e a quelli non cristiani. Ecco, uniamoci con questo gesto la candela o il drappo e per chi vuole preghiamo la sposa santissima di San Giuseppe Maria perché con lui ottenga dal Divin Figlio la cessazione presto di questo morbo. Cari amici e amiche di Televallassina, prima di invocare su di voi la benedizione della Santissima Trinità, parafrasando le parole del mitico Don Camillo, voglio dirvi con tutto il cuore: non è la prima volta che una sciagura invade le nostre case. Un giorno però il virus si ritirerà ed il sole ritornerà a splendere. E allora, con la fratellanza che ci ha unito in queste ore terribili, con la tenacia che Dio ci ha dato, ricominceremo a lottare perché il sole sia più splendente, perché i fiori siano più belli e perché la miseria sparisca dai nostri paesi e dai nostri villaggi. Dimenticheremo le discordie e quando avremo voglia di morte cercheremo di sorridere, così tutto sarà più facile e il nostro paese diventerà un piccolo paradiso in terra. Andate, fratelli, io rimango qui per salutare il primo sole che porterà a voi lontani o chiusi nelle case, con la voce delle vostre campane, il lieto annuncio del risveglio. Su tutti e su ciascuno scenda l'abbondanza della benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison. Chinate il capo per la benedizione. E Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio il prodigo, la gioia del ritorno nella sua santa casa. Amen. Gesù Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore. Amen. Lo Spirito Santo, Spirito di sapienza e di fortezza, vi sostenga nella lotta contro il diavolo, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andiamo in pace nel nome di Cristo. E ci affidiamo ancora e sempre all'Immacolata Madre di Dio.